Guzzini. Presente. Mariani Antonella, assente. Mariani Benito, presente. Marinelli, assente. Miccini, presente. Paultroni, presente. Polsonetti, assente. Sforza, assente. Simonacci. E nominiamo gli scrutatori. Bravi, Miccini, Bartoli. Primo punto all'ordine del giorno, deliberazione di giunta regionale numero 400 del 27 marzo del 2023, approvazione del nuovo regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontariato e protezione civile in attuazione all'articolo 35,1 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 numero 1. Questa sera riceviamo una norma regionale proveniente da uno statuto nazionale per poter continuare ad operare con il nostro gruppo di protezione civile, alla quale vorrei inviare un sentito ringraziamento a questa associazione di volontariato che interviene in caso di emergenza, ma non solo. Il loro prezioso aiuto consiste anche in attività di informazione e di divulgazione nei confronti della popolazione. I volontari in questi anni hanno compiuto un eccellente lavoro facendo un contributo che si è rivelato fondamentale per tutta l'intera città di Recanati. In alcune situazioni ho avuto modo anche di toccare con mano la preparazione e la commovente disponibilità di uomini e donne che si sono messi al servizio di questa comunità. Mi viene da ricordare le varie problematiche che sono intercorse in questi anni, dal terremoto che purtroppo ha colpito fortemente il nostro territorio, le responsabilità che sono state affidate ai volontari durante il lockdown, quindi il Covid, al servizio nella ricerca di persone scomparse durante le alluvioni che magari hanno interessato città vicine, nella prevenzione di quelli che sono gli incendi boschivi. Abbiamo sempre avuto bisogno, in qualche modo la loro presenza ci sono sempre stati. E quindi ringrazio perché svolgono il loro compito sempre con passione, con dedizione e soprattutto donano il loro tempo libero a servizio della comunità. Una speranza utopica è quella di poterli incontrare magari in occasioni soltanto di festa, quando sono a vigilare sugli eventi perché tutto vada bene, ma sappiamo che questo in realtà non è possibile e quindi per noi questo regolamento è molto importante affinché questo gruppo di volontari possa ancora essere presente, essere vicino alla popolazione e soprattutto essere un sostegno per tutti i cittadini. Passo la parola all'assessore Scorcelli per la presentazione del punto. Grazie Presidente, grazie anche per le belle parole che ha speso per il corpo il gruppo di volontari di protezione civile della nostra città. Io a quello che ha già detto la Presidente del Consiglio aggiungo che naturalmente questa è l'applicazione della direttiva emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento di Protezione Civile del 22/12/2022 e fatta su anche dalla Regione Marche con delibera numero 400 del 27/3/2023 che consiste una revoca del vecchio regolamento e l'introduzione di questo nuovo e che i vari consigli comunali dove ci sono i gruppi di protezione civile devono approvare entro il 30 agosto, per cui ecco l'urgenza di questa serata. Per questo ringrazio molto i presenti e chi si è collegato di consigliere comunale per darci la possibilità di poter andare avanti con il gruppo di protezione civile, perché questo regolamento va obbligatoriamente approvato.
Come avrete visto nella delibera, nell'allegato schema, non ci sono molti spazi di modifica, perché quello che è stato aggiunto è la data in cui si è costituito il gruppo con la delibera del Consiglio Comunale numero 7 del 12/3/2007, il nome del comune e la durata del coordinatore. Per la durata del coordinatore il gruppo si è riunito il 19/4/2003 in completa autonomia, hanno deciso che fra 3-5 anni hanno preferito i 5 anni, è questo che abbiamo inserito, per cui la durata è questa. Nel regolamento più o meno è molto simile a quello di prima, la problematica principale era il RUNTS, quindi l'inserimento delle normative del terzo settore, e ho notato che hanno tolto il limite di anni per i minori, quindi i minori con una procura fatta dal genitore possono far parte del gruppo. Poi per omogenizzare i vari regolamenti che erano stati fatti a livello regionale da tutte le varie regioni e quindi comunali. Questo era il più o meno, credo che sia stata la sostanza per cui hanno introdotto questo nuovo regolamento. Colgo l'occasione, come già ha dato delle indicazioni la Presidente del Consiglio, che attualmente il gruppo è composto da 34 unità. La Presidente ha citato interventi della Protezione Civile negli anni precedenti, io accenno solo gli ultimi un anno e mezzo, due, quindi tanto per far conoscere sia ai cittadini che sono in ascolto, sia ai consiglieri comunali e colleghi assessori, che nel 2022 hanno fatto assistenza al Covid ai centri vaccinali di Recanati, Macerata, Cittanova Marche. Con benemerenze di Recanati e Macerata, sempre in questo periodo del Covid hanno anche svolto assistenza domiciliare portando a casa pasti, medicinali e bombole d'ossigeno e quanto altro avevano necessità chi stava malato a casa e non poteva uscire. Ci ha dato una grossa mano nelle emergenze della neve e del maltempo, hanno condotto la formazione presso le nostre scuole, sto parlando del 2022, nel luglio-agosto hanno partecipato alla campagna antincendio boschivo come osservatori, poi hanno dato una grossa mano e hanno avuto un riconoscimento pubblico al comune di Senigallia per circa 12 giorni durante l'ultima alluvione. Organizzazioni, poi sotto dicembre, sempre parlo del 2022, hanno organizzato un corso per volontari di protezione civile intercomunale per la ricerca di persone disperse. Nel 2023 ha partecipato a Recanati per l'emergenza maltempo che si è avuta a marzo, con controllo notturno per tutta la notte del ponte a Chiarino, in quanto aveva raggiunto una zona d'allarme all'altezza dell'acqua, fortunatamente poi rientrata. A giugno hanno organizzato un altro corso di formazione intercomunale, hanno organizzato giornate di formazione nelle scuole, a luglio hanno dato una mano per la ricerca di una persona a Montefortino, luglio-agosto, quindi siamo arrivati alla data di oggi, hanno svolto nei comuni di Sarnano e Tolentino campagna di avvistamento e questa volta anche spegnimento con un mezzo fornito alla Protezione Civile regionale, perché hanno fatto anche un corso per lo spegnimento. In base anche a questo abbiamo partecipato a un progetto per acquistare con un contributo del 75% della Regione Marche il modulo proprio per fare questa operazione da applicare sull'Isuzzo, che costerà circa 7.800, speriamo che ci dia questo 75% della Regione Marche per il finanziamento. Quindi più o meno vi ho portato a conoscenza di quello che è l'attività della nostra Protezione Civile, che colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente. Vi posso dire che
appena succede qualcosa nei dintorni o a Recanati, sono sempre i primi pronti a dire: noi ci siamo, dove dobbiamo andare, siamo pronti nel giro di poco tempo. Quindi un grazie a tutto il gruppo. Grazie Assessore, prego, apriamo la discussione. Prego Consigliere Mariani. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, anch'io mi unisco e colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari, appunto, del gruppo comunale della Protezione Civile per quello che hanno fatto e quello che faranno. Avevo alcune domande che in parte ha illustrato l'assessore, quindi anche degli eventi importanti in cui si sono adoperati. E alcune domande vorrei comunque farle. Quanto riguarda, anche nel regolamento nuovo si parla del piano di sicurezza comunale, che si rifà anche a quello vecchio. Ce n'è uno attuale in corso, in vigore, quando è stato aggiornato? Poi dopo, se ci sono eventuali specializzazioni, se ci sono e quali sono? Poi dopo, visto che comunque parliamo di volontariato, la Protezione Civile è un gruppo, un elemento importante a livello sociale e civico, un supporto. Ci sono altre voci. Chiedo gentilmente di spegnere i microfoni a domicilio perché ci sono delle interferenze. Perfetto. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Sì. Volevo far rilevare, appunto, come si tratta di un gruppo comunque di volontari che dedicano tempo, vita personale ad aiutare il prossimo, anche in situazioni di emergenza soprattutto. Questo è un regolamento che ha una scadenza in base appunto alla delibera regionale che è stata adottata a marzo e dobbiamo rilevare che questa sera passerà questo regolamento comunque importante grazie alla minoranza che è presente, perché su 10 presenti 4 è la minoranza, se non ci fossimo, quindi alla responsabilità civica e istituzionale che comunque fa sì che partecipiamo sempre su questi temi di comunque volontariato, di assistenza, solidarietà, vediamo che buona parte manca. Quindi se non c'è unità nemmeno su questi settori, quindi del volontariato, della prossimità, della vicinanza ai cittadini, qualcosa, diciamo, forse non va. Grazie consigliere. Ulteriori interventi? Assessore, per la replica. Beh, adesso dire tutte le varie specializzazioni che hanno, però ne hanno diverse. Come vi ho detto, per esempio, l'ultima che hanno preso è proprio quella di spegnimento dell'incendio, che è una cosa importante, perché noi il modulo volevamo avviarlo, prenderlo anni addietro, perché come vedete nel periodo estivo di solito arrivano delle lettere anche dal prefetto che diceva che bisognava fare attenzione e quindi controllare il territorio. Intorno a Recanati, ho segnalato anche i vigili del fuoco, noi abbiamo tutta la zona a ovest, no? Da Villa Colloredo al Colle dell'Infinito, che in questo periodo ci sono sui marciapiedi tutte foglie secche, basta niente per far partire un incendio. Poi abbiamo due parchi urbani all'interno del centro storico, perché il Colle dell'Infinito non lo possiamo contare come esterno, ma è circondato da abitazioni, Villa Colloredo. Per cui l'importanza di poter fare un intervento subito, quando l'incendio è ancora piccolo, che potrebbe essere solo un cespuglio, poteva essere una cosa molto importante. Fortunatamente adesso hanno potuto fare questo corso di spegnimento, mentre prima, anche con lettera fatta dal sindaco che avevamo sollecitato, parlo negli anni passati, questo tipo di specializzazione non l'avevano consentito, proprio perché non avevamo dei boschi importanti, probabilmente anche su indicazione del prefetto e per quello che capita in giro ci hanno concesso questo corso, che hanno subito affrontato e si sono quindi sono stati autorizzati a fare questo, tant'è vero che gli hanno dato questo modulo
e ogni giorno che sono andati a fare questo servizio a San Donato Tolentino, prima hanno fatto, prima e dopo, all'andata e al ritorno, un giro nei nostri parchi. Le specializzazioni quindi sono tante, sinceramente non posso adesso elencarle, non saprei nemmeno dire quali effettivamente sono, ma sicuramente quelle che abbiamo organizzato qui ultimamente è quello di ricerca persone, e poi per esempio per quando ci sono come oggi degli alberi che cadono col vento, possono dare una mano e utilizzare le seghe, che non è una cosa secondaria che uno dice va lì e lo fa, però hanno fatto il corso e sono autorizzati a utilizzare quel tipo di strumentazione che altrimenti non potevano. Il piano viene aggiornato frequentemente, le ultime modifiche risalgono a poco fa, che sono state di giunta, perché abbiamo cambiato dei nominativi all'interno delle varie schede che vengono coinvolte di volta in volta, proprio per renderlo più veloce e più con persone più adatte, oltre che aver sostituito quelli che erano andati in pensione, quindi viene aggiornato continuamente. Grazie Assessore. Interventi in dichiarazione di voto. Prego Consigliere Trucchia. Grazie, molto brevemente mi unisco alle parole sue Presidente e dei colleghi che hanno preceduto, ringraziando tutti i volontari della Protezione Civile, che è una bellissima istituzione e, come ha detto lei Presidente, è utilissima in tutte le zone, in tutti i comuni, quindi siamo veramente soddisfatti di questo gruppo, e quindi ecco, li ringrazio vivamente anche da parte del mio gruppo e annuncio ovviamente il voto favorevole. Grazie. Grazie Consigliere Trucchia. Ulteriori interventi? Il Presidente, posso? Presidente? Prego Consigliere Canalini. Sì, se c'è da stimolarci prima prego, non c'è problema. Sì, grazie Presidente. Prego, prego, allora, Consigliere Canalini, vada. Unirmi ai ringraziamenti fatti della Presidente Tania Poltroni, e come gruppo Vivere Recanati vogliamo ringraziare enormemente tutti i volontari della Protezione Civile che si spendono quotidianamente per il lavoro prezioso che svolgono e qui a Recanati, ma anche in tutto il territorio nazionale, da sempre questo. E qui a Recanati questo gruppo è anche molto cresciuto, quindi negli anni si è ampliato, migliorato, è diventato grande e quindi secondo noi è un valido sostegno per la comunità cittadina. Quindi il nostro è un voto assolutamente favorevole, grazie. Grazie Consigliere Canalini, prego Consigliere Simonacci. Sì, buonasera a tutti, mi unisco anch'io agli elogi fatti ai ragazzi della Protezione Civile. Personalmente ne conosco parecchi di loro e sono sempre al servizio della comunità, quindi anche da parte del mio gruppo come Consigliere Trucchia faccio i miei complimenti. Inoltre colgo l'occasione per sollecitare questa amministrazione se eventualmente non sia stato ancora fatto, nel provvedere attraverso un'assicurazione ulteriore qualora dovessero essere utilizzati, come spesso lo sono, per servizi che esulano quelli della Protezione Civile, come ad esempio servizio d'ordine durante gli eventi o diciamo aiutare la gestione del traffico e quant'altro. E poi è stato citato ad esempio anche il corso da fuochisti, insomma da per la gestione degli incendi. È vero, è stato un corso veramente importante che potrà in qualche modo tornarci utile anche al più presto, eventualmente per gli eventi che verranno organizzati per la venuta a dicembre, 9-10 dicembre. Però aggiungo che per poter essere operativi hanno bisogno poi di anche dei dispositivi adatti, altrimenti non possono svolgere il ruolo che dovrebbero svolgere. Per questo sollecito l'amministrazione a provvedere e a dotarli degli strumenti e del materiale adatto per poter svolgere il ruolo che devono svolgere. Grazie ancora, grazie a tutti i ragazzi della Protezione Civile. Grazie Consigliere Simonacci.
Grazie. Non ci sono altri interventi. Prego, Sindaco. Buonasera a tutti, un intervento breve per chiaramente annunciare il voto favorevole e appunto cogliere l'occasione per aggiungere i miei complimenti e i miei ringraziamenti ai volontari della Protezione Civile che sono utilissimi nella gestione di tante situazioni, di tante realtà nella nostra città. E devo anche dire che spesso sono autorizzati a fare dei servizi anche fuori dal territorio comunale perché abbiamo un numero abbastanza nutrito e spesso nei comuni limitrofi ci viene richiesta la collaborazione che noi concediamo sempre, ma devo dire anche qui che i volontari sono sempre disponibili, quindi un ringraziamento, i complimenti e soprattutto l'occasione del regolamento che poi non è di grande impatto, della variazione del regolamento che non è di grande impatto, appunto ci consente di dare una visibilità meritata a questi ragazzi ragazze e ragazzi che si impegnano. Grazie, signor Sindaco. Non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Al voto del punto numero 1 all'ordine del giorno. Favorevoli? Approvato all'unanimità dei presenti. Chiedo al consigliere Simonacci di esprimere il proprio voto. Favorevole. Quindi approvato all'unanimità dei presenti e di coloro che sono collegati. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli? Approvato all'unanimità dei presenti e dei consiglieri collegati. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, la realizzazione della palazzina per la delocalizzazione delle funzioni strategiche. Prego Assessore Moretti per la presentazione del punto. Beh, dunque questo è un punto che abbiamo discusso tantissimo, quindi abbiamo già sviscerato tutte le problematiche, le funzioni di questa palazzina strategica. Questa è l'approvazione definitiva della variante, l'ultimo passaggio che poi ci consentirà, dopo questa approvazione definitiva della variante, di poter approvare in giunta il progetto esecutivo entro settembre, immagino, e poi poter inviare tutto all'ufficio di costruzioni e, fatti gli ultimi controlli necessari in questo tipo di pratiche, molto probabilmente l'appalto già nel primo di gennaio del 2024 ci sarà e quindi questi lavori potranno prendere l'avvio. Quindi questo è un processo, è un procedimento molto lungo che diciamo deriva dalla precedente amministrazione quando era sindaco appunto Francesco Fiordomo, attuale assessore dei lavori pubblici. Questo per dire che molto spesso questi procedimenti nella loro realizzazione hanno tempistiche particolarmente lunghe e la cittadinanza ne beneficia dopo alcuni anni, quindi bisogna avere una visione che poi porta dei progetti che vengono realizzati negli anni e che le generazioni successive e anche i successivi amministratori possono poi proseguire, portare avanti e portare a realizzazione come noi facciamo in questo momento portando definitivamente a compimento quest'opera che è di importanza per tutta la città. Grazie. Grazie Assessore, per una discussione. Non ci sono interventi in dichiarazione di voto. Passiamo direttamente alla votazione del punto numero 2 all'ordine del giorno sulla realizzazione della palazzina per la delocalizzazione delle funzioni strategiche. Favorevoli? Approvato all'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli? Approvato all'unanimità dei presenti e dei consiglieri collegati a domicilio. Terminiamo il Consiglio Comunale alle ore 21:43. Buona serata.